tutti, questo video sarà su 50 idee per il bullet journal, quindi modi per riempire le vostre pagine. Sarà un po' lungo, spero vi piaccia. Alcune pagine le farò ora, mentre altre le ho già fatte, quindi ve le faccio solo vedere. E saluto Alice da Prato che mi ha scritto nell'ultimo video. 1. Packing list, quindi lista di cose da mettere in valigia. Faccio prima il titolo, poi creo delle categorie. 2. Playlist del momento. Scriviamo le canzoni che ci piacciono in questo periodo. 3. About me. Parliamo di noi stessi. 10. Una scritta bicolore sfumata. Undici. Degli swatches, quindi delle prove con i colori degli evidenziatori o brush pen. 12. Esercitarvi facendo l'alfabeto con le brush pen. 13. L'armadio degli washi tape. Questo è divertente. 14. La wish list, ovvero lista dei desideri. 15. Lista back to school, quindi cose da prendere per la scuola. 16. La macchia effetto acquerello fatto con l'acqua e il pennarello. 'La prossima idea è quella di scriversi i posti da visitare nel futuro. Mi sono un po' sbizzarrita e ho scritto dei veri e propri posti da sogno.
Poi citazioni da un libro. Segnatevi le frasi più belle e trascrivetele in una pagina dedicata. La prossima è scrivere una pagina in inglese. In realtà potete usare qualsiasi lingua in cui volete migliorare. Come 20ª idea, i doodles. Sono dei disegnini molto molto semplici. Spesso li trovo su Pinterest scrivendo doodles bullet journal e adoro fare i fiori, anche perché non sono molto brava a disegnare. Per queste ultime idee farò semplicemente una lista e ve le racconterò velocemente, anche perché il video diventerebbe troppo lungo altrimenti. Allora, la 21ª idea è quella per organizzare una vacanza. Potete fare una to-do list oppure una lista di posti e cose da vedere. La 22ª è quella su delle idee di outfit. Sempre per la vacanza, quindi potrebbe essere collegata a quella precedente oppure per un'altra occasione. 23. Risparmi. Poi idee per una festa di compleanno. Potrebbe essere la vostra, quindi organizzate tutto quello che vorreste, oppure quella per qualcun altro se è a sorpresa. 25. Delle app da scaricare, magari possono essere sull'iPad se vi servono per la scuola o cose così. 26. Cose nuove per la vostra camera, se volete cambiare qualcosina o fare una specie di makeover della camera. 27. Delle idee regalo, anche qui possono essere per i compleanni oppure per altre occasioni. 28. La collezione di smalti. Una volta ho fatto una pagina con proprio i miei colori preferiti di smalti. 29. Foto stampate. Potete stampare un po' di foto e incollarle su bullet journal per fare un collage. 30. Obiettivi scolastici. Potete scriverli ora per prepararvi al nuovo anno scolastico. 31. Una pagina di diario. È un po' scontata, ma a volte serve per sfogarsi. 32. Elenco delle password. Questa potrebbe essere super super utile perché spesso si dimenticano. 33. Una morning routine perfetta che vorreste costruirvi e poi seguire. 34. Libri da leggere. Una lista di vari libri che vorreste leggere in futuro. 35. Il water tracker. Per tenere traccia di quanta acqua riuscite a bere durante il giorno, soprattutto per spronarvi. 36. Ristoranti da provare. Potrebbe essere super utile se magari ve ne trovate uno bello su Instagram e volete segnarvelo per la prossima volta. 37. Nuove cose da imparare. Molto utile durante l'estate se volete intraprendere, diciamo, nuovi hobby. 38. Serie TV da vedere, magari su Netflix oppure Amazon Prime, e vorreste appunto ricordarvela. 39. Collegata a questa, recensione della serie TV o del film che avete visto con tanto di stelline, magari da 1 a 5. 40. Il mio segno zodiacale. È una pagina un po' personale ma carina da creare. 41. Desideri da esprimere. Una volta avevo fatto una lista con i vari desideri da esprimere ogni volta che avessi visto una stella cadente. 42. Concerti a cui andare. Davvero divertente, carina, da scriversi. 43. Cose da fare quando sarò grande. Mi viene un po' da ridere, però è comunque una buona lista per riflettere. 44. Foto da postare. Questa soprattutto se siete molto social. 45. Date di compleanno per segnarvi i vari eventi. 46. Cose da fare per me stessa. Una cosa molto self-love, self-care.
47 combinazioni di colori. Praticamente potete farvi una combinazione che vi piace, magari utilizzando dei colori di evidenziatori oppure brush pen. 48 idee sul futuro. Sembra strana, però può aiutare a riflettere e a chiarirsi le idee. 49, quasi finito, promesse a me stessa. Molto personale. Diciamo che è come se fosse una lettera alla me del futuro. Può essere davvero davvero interessante. Una volta l'ho fatto su un sito che ti inviava la lettera dopo un po' di tempo. E 50, scrivere una lista di idee, ovviamente, come ho appena fatto io. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato. È un po' lungo, però spero vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao!